Porto Vivo non sarà solo uno spazio dedicato all'insediamento di nuove imprese, di mostre, di eventi e di attività istituzionali, ma anche un'area vocata alla vita all'aria aperta. E in questo senso due progetti in particolare saranno fondamentali: il parco lineare o bosco urbano che si svilupperà lungo tutta la direttrice degli antichi magazzini e la cittadella dello sport che sorgerà proprio qui alle mie spalle, affacciata sul mare con campi sportivi di ogni genere e sorta. Il bosco urbano o asse natura correrà lungo una direttrice di 3 km e 200 metri dal Molo Quarto sino al terrapieno di Barcola, Park Bovedo. Qui ci sarà spazio per una pista ciclabile, per un percorso pedonale e per una corsia riservata a chi ama la corsa. Vicino potranno passare anche i mezzi di servizio e di soccorso. Lungo questo tragitto completamente alberato correrà anche la futura linea della cabinovia Mare Carso, il percorso in piano. Ma per capire meglio il concept di questo parco lineare bosco urbano, sentiamo le parole dell'architetto che lo ha progettato, Alfonso Femia. Porto Vecchio è un luogo straordinario e unico, e quindi la principale sfida è la complessità di come interagire con questo luogo, che ha una sua natura quasi ossessiva nella dimensione minerale, nel suo ritmo, nel suo rapporto anche in qualche maniera di unione e cesura col territorio e paesaggio. La sfida è stata quella di comprendere come coniugare questa metamorfosi, questo luogo minerale, mantenendo le caratteristiche, l'identità, allo stesso tempo assolvendo con il parco l'idea di un primo filamento significativo di connessione tra la città e il suo territorio, e come inserire la natura affinché in qualche maniera questo dialogo potesse essere attivo nel tempo e anche spontaneo da certi punti di vista. In più, ospitare un'infrastruttura capace anch'essa in qualche maniera di determinare il tempo presente di questo luogo. Quindi la sfida più importante è, come sempre per noi nei nostri progetti, introdurre il tempo come materia di progetto. L'altro obiettivo del progetto è stato quello di provare a immaginare oggi di rispondere con un'idea di parco che potesse essere rispondente alle esigenze, diciamo, di Porto Vecchio, ma allo stesso tempo più innovativo rispetto a quello che secondo noi dovrebbe essere un parco urbano oggi. Ovvero immaginando che ci potesse essere una parte, diciamo, di produzione, di alberature collocate in questo luogo, e poi quando raggiungono una certa altezza possono essere spostati in altre parti della città. Questo per favorire una modalità, da un lato, anche di innovazione e di sperimentazione di alcune piante che col cambio climatico potrebbero adattarsi differentemente in questo contesto, dall'altro anche permette di avere sempre, come dire, una certa tipologia di alberatura per massa, per geometria, e quindi non privarsi proprio l'utilizzo di certi alberi che poi invece a un certo tempo possono essere spostati. Un'innovazione, l'idea di una circolarità del parco unito anche agli aspetti, come dire, di gestione, che rende il parco attivo, dinamico, produttivo e quindi anche sociale ed economico, e che riteniamo ancora di più in questa dimensione, in questo contesto, abbia un valore estremamente importante. Lavorare sulla città e sul territorio, lavorare sull'architettura di una città, è un atto di grande responsabilità attraverso le scelte del presente, è un atto di grande generosità per le scelte che devono poi passare al testimone al futuro. L'idea che Porto Vecchio rinasca attraverso, come prima azione, la progettazione di spazi pubblici, dei suoi vuoti, e quindi poi questo sia capace di rigenerare gli edifici, è una grande visione che non può che essere condivisa, è una grande sfida, anche capace poi via via di adattarsi nel tempo, ma soprattutto di innescare un senso di appartenenza, di scoperta a questo luogo che appartiene a Trieste, appartiene al Mediterraneo, appartiene a una dimensione europea straordinaria. Per realizzare tutti i progetti legati a Porto Vivo e in particolare per il parco lineare sono stati fatti dei lavori di infrastrutturazione importante. Con l'architetto Beatrice Mikovilovic, referente tecnico del Comune di Trieste per il progetto del parco lineare, iniziamo da quello che è stato fatto e quello che si farà in quest'area per consentire poi di vedere il famoso bosco urbano. Certo. Giustamente, come ha ricordato, per poter intervenire in un'area che è stata abbandonata per decenni, determinante è stato soprattutto iniziare con l'opera di infrastrutturazione.
È da anni oramai che il Comune di Trieste sta dotando quest'area di reti tecnologiche, sottoservizi e di primi assi viari di collegamento e anche di piste ciclabili. È stato fatto anche un importante lavoro di recupero filologico, diciamo così, di quello che era la rete degli antichi spostamenti sul territorio triestino proprio in base al Porto Vecchio. Certo, non dimentichiamoci che tutto questo intervento insiste su un'area che ha vincoli di tutti i tipi, in primis i vincoli di natura storico, culturale e monumentale. Ecco che la ricerca storica e l'analisi dell'uso del suolo e del territorio anche nelle notizie, diciamo, in quelli che sono i riferimenti bibliografici, c'è stato molto d'aiuto soprattutto per la genesi del progetto. Non dimentichiamo che uno dei primi paesaggisti europei disse che prima di fare un progetto per un luogo dobbiamo capire quello che è stato il progetto per quel luogo da parte della natura e degli usi spontanei della cittadinanza. Uno di questi usi spontanei era proprio la connessione trasversale tra l'altopiano e il mare, connessioni che si sono venute a perdere con la realizzazione delle grandi infrastrutture, prima la ferrovia, poi la rete stradale. E uno degli obiettivi che vogliamo dare con questo parco, che si sviluppa per 3,5 km lineari lungo tutta la percorrenza del sedime di Porto Vecchio, ma che risulterà essere uno spazio estremamente permeabile e accessibile al 100%, è quello anche di restituire questa possibilità di percorrenza trasversale e ricreare le connessioni del territorio a monte e a valle. A proposito dei lavori che proseguono, abbiamo visto anche un'opera di carotaggio poco fa mentre stavamo realizzando la trasmissione. L'opera di carotaggio che è in essere in realtà viene realizzata per un altro intervento che insiste su Porto Vecchio. Questo ci fa capire quanto tutti gli interventi che andiamo a realizzare su questo sedime siano strettamente correlati e connessi e quanto sia importante da parte nostra, degli uffici del Comune, e tenere le redini di tutte le operazioni che sono in atto. Fondamentale è l'opera di coordinamento di tutte le progettualità in corso. Bosco Urbano, Viale Monumentale e Cittadella dello Sport, tre progetti cardine di Porto Vivo che andiamo a spiegare ora con l'assessore alle grandi opere del Comune Elisa Lodi per capire il loro impatto da un punto di vista economico e di come trasformeranno il rapporto tra la città e questo spazio di 66 ettari. Sì, è una riqualificazione urbana meravigliosa, siamo in una zona di oltre 60 ettari da restituire alla città. Siamo all'interno del Porto Vivo e noi Porto Vivo lo è, quindi è il nostro Porto Vecchio che vogliamo restituire a tutte le città e che vogliamo far vivere la città attraverso queste tre grandi opere. Non sono le uniche opere all'interno di questa grande area, è una riqualificazione urbana importantissima. Attraverso queste tre grandi opere del valore di circa 20 milioni di euro ciascuna, tra parco lineare e bosco urbano, oltre a Cittadella dello Sport di circa 5 milioni di euro, stiamo rigenerando le parti aperte destinate a tutta la città e non solo, ovviamente. Parco lineare e bosco urbano permetteranno di infrastrutturare due grandi assi all'interno del Porto Vecchio, ci permetterà quindi di portare oltre l'infrastruttura, illuminazione, ciclabili, una riqualificazione aperta a tutti attraverso passeggiate, dando ovviamente con il bosco urbano anche tanto spazio al verde. Quindi sarà un'area completamente rigenerata, con degli studi di professionisti come nel bosco urbano in grado di valorizzare il verde e dandogli anche un senso di continuità tra mare e carso, con le essenze che abbiamo noi poi in questa città. Tra l'altro questi progetti, uno in particolare, la Cittadella dello Sport, è anche una risposta alle esigenze di impiantistica sportiva della città, peraltro a due passi dal mare, quindi con una caratteristica più unica che rara. Sì, è un progetto meraviglioso perché
Oltre ovviamente all'aspetto economico, sono 5 milioni di euro di investimento qui all'interno del Porto Vecchio. Ci permette, Marco, di avere un impianto outdoor sportivo completamente nuovo e per la prima volta in città. La richiesta di spazi sportivi in città è enorme e questa è una risposta tangibile. Attraverso questo intervento riusciremo a realizzare degli spazi sportivi, quindi impianti di beach volley, di pallavolo, di basket, di tennis, aperti alla città e fruibili da tutti, con servizi e strutture spogliatoi. Quindi sarà la prima opera che faremo con impianti esterni, dando quindi risposte concrete ovviamente alla cittadinanza, ma anche a chi voleva frequentare il Porto Vecchio. Ingegner Bernetti, presidente del consorzio Ursus, cosa vedremo in quest'area alle nostre spalle? Siamo in corrispondenza del Molo Zero, da qui fino all'estremo nord di Porto Vecchio e quindi fino al Bovedo si estenderà l'intera parte ludico-sportiva del Porto Vecchio, quindi un'area restituita alla città e ai cittadini, un parco verde dedicato allo sport e agli sport acquatici, una lunga passeggiata verso il mare data e finanziata parzialmente dal PNRR e parzialmente dai fondi regionali destinati al recupero del terrapieno sito inquinato. Campi da calcio, basket, volley, padel, pallavolo e non solo, in quella che è la progettazione che vedremo in alcune slide dello studio di architettura Enota di Lubiana, già noto per quanto fatto sul lungomare di Capodistria. Insomma, un sistema integrato che avrà anche dal punto di vista proprio del concept un'idea speciale alla base. Assolutamente sì, finisce la parte austera, rigida dei viali austro-ungarici e inizia la parte dedicata allo sport e al divertimento. L'idea dell'architetto dello studio Enota è quella di una serie di cerchi successivi di diverse dimensioni destinate ad accogliere in un sinuoso percorso ciclisti e pedoni che percorrono il parco verso Barcola da un lato e dall'altro in ogni cerchio un'attività sportiva. I vari cerchi saranno di dimensioni diverse, più ampi e più piccoli, in funzione del tipo di sport che si svolgerà all'interno di questa arena naturale. E in mezzo a queste bolle sportive, diciamo così, ci saranno anche giochi per bambini, ma anche degli spalti a cui accennava prima l'ingegner Barnetti, utili anche per quanto riguarda gli eventi all'aperto. Proprio sul terrapieno di Barcola troverà collocazione il cerchio più grande di questo percorso, che sarà destinato ad ospitare proprio un'arena per gli spettacoli all'aperto. Naturalmente non mancheranno gli spazi residuali più piccoli destinati ai bambini, ma anche ovviamente gli sport acquatici e le spiagge. Tutto il lato sud del terrapieno, già nel progetto di bonifica, è comunque strutturato in modo da garantire un accesso al mare per la spiaggia.